Ciao, benvenuto, benvenuto all'interno di questo nuovo video. Oggi parliamo di come si costruisce la vera indipendenza, la vera libertà e la vera sicurezza partendo proprio dalle piante e dall'agricoltura. Esatto. Noi siamo Alessandra e Valentina, siamo i creatori del metodo BSC, biosinergico consapevole, con il quale insegniamo alle persone a coltivare in modo veramente sostenibile e a vendere i propri prodotti sul mercato al giusto prezzo. Siamo anche i creatori del, diciamo, brand Rendita Agricola, e per Esatto. noi Che vuole Rendita Agricola, spingerti esatto. proprio a costruire la tua rendita agricola, che può essere una rendita definita in cibo, una rendita definita in denaro, ma è proprio un concetto che vuole farti capire che devi costruire la tua rendita agricola cercando di costruire tre tipi di sostenibilità all'interno della tua vita, che sono la sostenibilità personale, quindi anche il tuo lavoro, per esempio, in campo, nei tuoi orti, nelle tue coltivazioni, in quello che vuoi sviluppare, deve essere un lavoro che ti dia Ottimizzato. esatto, il tempo anche per i tuoi hobby, per le tue passioni, per quello che vuoi fare, che non ti uccida di lavoro fondamentalmente. Secondo tipo di sostenibilità, quello ambientale, quindi dobbiamo assolutamente coltivare in modo sostenibile per aumentare il valore dei nostri terreni, delle nostre coltivazioni, la qualità dei nostri prodotti, perché se ce li autoproduciamo o se li vendiamo, è chiaro che vogliamo avere il miglior prodotto in termini di qualità e di genuinità. E il terzo punto importantissimo sul quale ci concentreremo principalmente oggi è la sostenibilità economica finanziaria, sia in termini personali, quindi di finanza personale, sia in termini aziendali nel momento in cui si vuole costruire un'azienda. Abbiamo infatti oggi un grandissimo ospite che è un grandissimo esperto in finanza, che è Giorgio Pecorari, quindi lo facciamo Eccolo, entrare. ciao Giorgio. Ciao Ciao, Giorgio, benvenuto. ciao ragazzi e grazie mille per avermi chiamato. Assolutamente, Grazie mille a te, assolutamente. Sarai veramente. veramente d'aiuto al nostro pubblico, sicuramente. Infatti, presentati per chi non ti conosce, dici un po' quello che fai. Allora, Giorgio Pecorari da Modena e mi divido in due attività principalmente. La prima è, magari qualcuno sarà incappato nelle nostre pubblicità che sono spesso moleste, e quindi ho un portale di formazione e che offre vari servizi all'investitore fai da te che si chiama Piano Finanziario e poi parallelamente ho un'impresa con una serie di soci che si occupa di ristrutturazioni immobiliari, sempre su Modena e Reggio Emilia prevalentemente, e quindi mi divido tra servizi che diamo ai nostri iscritti di varia natura, non c'è solo la formazione, ci sono anche strumenti, selezione di strumenti finanziari, software, eccetera, e il lavoro da imprenditore in ambito immobiliare. Quindi anche tu, Ottimo. come noi, fai quello che poi insegni, che non è una Sì, cosa. no, l'obiettivo è proprio quello, cioè in passato avevo pensato magari di fare il consulente finanziario, ma la ragione per cui ho deciso di non farlo è che dopo non avrei avuto tempo per fare i miei investimenti, quindi a me preme di più ed è la ragione per cui non faccio neanche lo YouTuber, nel senso in certe occasioni magari avrei voluto fare un video su un certo tema di cui parlano in tanti, ma non ho tempo perché sono su un cantiere. Però è una scelta di uno di coerenza, due perché mi sento molto più portato a fare l'imprenditore che non a fare il consulente, quindi ho Sì, deciso di impostarla così. capita anche a noi, Ottimo. no? Infatti, già hai citato due cose molto interessanti da far capire al nostro pubblico e che noi, di cui noi parliamo spesso. Cioè, il primo, intanto, è il discorso delle pubblicità moleste che dicevi, perché noi comunque abbiamo portato in agricoltura moltissimo questa unione che ci deve essere tra agricoltura e marketing, per esempio, se vogliamo vendere i nostri prodotti, dicendo, perché se lo fanno persone, aziende, industrie che producono e vendono prodotti non propriamente etici, perché non possiamo farlo noi, magari piccoli produttori agricoli e vicende, che vendiamo prodotti di altissima qualità, perché non possiamo imparare il vero marketing e farlo in maniera etica? E quindi è un concetto Esatto, veramente importante, secondo noi. esatto. E l'altra cosa che hai detto, che anche noi ci perdiamo qualche trend a livello di YouTuber o cose del genere, perché non stiamo attenti all'iscritto, al mi piace, a queste cose qua, non Certo. ci interessa niente. Ci interessa dire le cose come stanno, le cose vere, le cose che funzionano, e quindi questo ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi svantaggi. Certo, no, ma spesso c'è la sindrome dell'impostore, si chiama, cioè il fatto che uno quando vende sente di fregare la gente. In realtà, se quello che vendi è il risultato di studi, approfondimenti, è la migliore cosa che può aiutare una persona a raggiungere l'obiettivo che vuole raggiungere, siamo nel settore dei servizi, quindi se
se è il migliore servizio possibile per farlo crescere, è un dovere morale venderglielo. Assolutamente. Esatto. Non è, perché? Cioè, non vedo perché farsi dei problemi. La premessa è che deve essere un prodotto eccellente. Esatto. Concentriamoci sulla qualità di quello che proponiamo e sul sapere quello di cui stiamo parlando, perché poi la sindrome dell'impostore deve averla quella gente invece che ha letto un libro e pensa di farti un corso, no? Cioè, assolutamente. Infatti, assolutamente. Devi sapere quello di cui stai parlando. Esatto. Biosinergico consapevole, questa parola consapevole è alla base del nostro metodo. Certo. Infatti anche nei nostri percorsi partiamo quasi sempre da dei concetti di mentalità che sono proprio questi di cui sta parlando, cioè non vedere la vendita come un male, ma anzi se stiamo producendo qualcosa di etico, sostenibile e via dicendo, dobbiamo proprio avere il dovere morale, come hai giustamente detto. Cioè, poi io vado super orgoglioso dei miei di servizi, cioè esatto. Ci ho impiegato una marea di tempo a produrli, come può essere per un prodotto vostro, esatto. Sono figli miei, cioè io anzi non ve li voglio dare, me li tengo io. Okay. Esatto. Però l'approccio è quello, certo. Esatto. Ok, partiamo con un po' di domande, esatto, cerchiamo proprio di fare chiarezza sul mondo investimenti, sul mondo quindi come costruire la propria sostenibilità finanziaria. Noi abbiamo diverse parti di pubblico, veramente, cioè ci troviamo spesso anche in consulenza con il ragazzo di 18 anni che vuole avviare la propria azienda, magari costruire la propria realtà in agricoltura, fino anche al cinquantenne, sessantenne che vuole ritornare all'orto, alle coltivazioni in generale, ritornare all'agricoltura e riapprocciarsi a questo mondo. Esatto, questo è bellissimo per me veramente, perché vedere tante persone così eterogenee approcciarsi di nuovo al mondo agricolo per me è una gioia pura, assoluta. Quindi, esattamente, cioè, quindi abbiamo sia il giovane magari con poco budget, sia magari la persona imprenditore che ha comunque più budget da poter mettere subito sul piatto, diciamo così, e che cerca un tipo di sicurezza in termini di cibo principalmente, o comunque vuole mangiare prodotti sani per lui, per lei, per la propria famiglia, e anche diciamo quelli che stanno un po' in mezzo a questa cosa, che sono le persone che magari hanno un altro lavoro e vogliono fare un po' quel cambio vita, diciamo così, e lasciare il proprio lavoro da dipendente o che comunque lo costringe ad andare al lavoro dal lunedì al venerdì e fare una vita un po' più come la nostra, ossia dove ti autoproduci del cibo, lo vendi, ci vivi fondamentalmente, hai la tua libertà, noi possiamo svegliarci quando vogliamo, possiamo tendenzialmente, sempre tendenzialmente perché poi ti trovi sempre a lavorare tanto se vuoi fare cose come quelle che facciamo noi, però puoi scegliere quando farlo, quando non farlo, e dicendo, quindi è tutto ovviamente un altro stile di vita che comunque è molto ricercato dalle persone che ci seguono, giustamente. Ora, vorrei partire dal concetto principale che noi spieghiamo in tantissimi video e spieghiamo quasi sempre, che è il concetto di asset e liability. Puoi farci anche tu una panoramica di che cosa si intende per asset, e soprattutto basato anche sugli asset che noi principalmente consigliamo per partire, che sono comunque il cibo e i terreni, no? Nel nostro caso. Sì, allora, c'è una definizione che secondo me è molto efficace, che è quella di Robert Kiyosaki, formatore famoso in ambito americano, che su certe cose è discutibile, ma su questa definizione secondo me è molto centrata, e quindi onore a lui che l'ha pensata per primo. Allora, asset, cioè patrimonio, o investimento, è tutto quello che fa entrare soldi nel tuo portafoglio. Liabilities o spese è tutto quello che fa uscire i soldi dal tuo portafoglio. Allora, esempi, il telefono può essere mai considerato un investimento? No, fa solo uscire soldi dal tuo portafoglio. Un immobile a rendita che produce un reddito può essere considerato un asset, un investimento? Sì, ovvio. È ovvio che ci sono anche delle cose che si posizionano a metà strada. La casa di proprietà, che cos'è? Fa entrare soldi nel tuo portafoglio? No. No. Potremmo dire che non ne fa uscire perché non paghi l'affitto. Però comincia a essere un po' a metà strada, infatti manda in crisi molta gente. E quindi, diciamo, questi sono i due macro blocchi. Poi dopo chiaramente entriamo nel dettaglio. Ci sono delle cose che possono posizionarsi a metà strada. Per alcuni l'auto può essere un investimento in certi contesti, nella maggior parte dei casi no. Ok, però per alcuni, magari un tassista, ovvio che l'auto è uno strumento. Ok.
Quindi questa è un po' la definizione macro, poi magari vediamo, fatemi degli esempi più specifici e posso essere anche più preciso, chiaro. Diciamo che in consulenza anche privata o comunque sentendo anche i nostri consulenti che parlano tantissimo con il nostro pubblico, appunto, veniamo sempre messi davanti a questa situazione, ossia che le persone spesso considerano comprare degli strumenti agricoli, che siano il trattore, un motocoltivatore, tutti gli strumenti che si usano per, diciamo, lavorare il terreno, lo considerano come un investimento, mentre sono più propensi ad affittare un terreno piuttosto che acquistarlo. Okay? Sì, è, a nostro avviso invece il modo completamente sbagliato di ragionare, anche perché si dovrebbero scegliere i giusti strumenti sulla base del progetto che vogliamo portare avanti, come hai detto te, no? La macchina per il tassista è uno strumento, quindi dici ok, allora anche il trattore per l'agricoltore. No, attenzione, perché purtroppo non conosciamo tutta una serie di metodologie di coltivazione, non conosciamo tutta una serie di modi per acquistare magari un trattore più piccolo, un qualcosa in meno e via dicendo, perché non si ha bisogno del super trattore enorme per coltivare l'agricoltura per forza, no? Mentre quindi invece per acquistare magari 50-60 mila euro di trattore si lasciano sfuggire l'opportunità di acquistare un terreno che oggi purtroppo si trovano terreni ai limiti della fertilità, che con le giuste pratiche poi di agricoltura si può portare a livelli di fertilità veramente importanti, che poi in termini di resa di cibo, di qualità di cibo, sono veramente eccezionali. E quindi anche in un'ottica di sicurezza io preferirei avere un terreno dove posso coltivarmi che un trattore che come in momenti di questo tipo poi non ti compra nessuno. Esatto, cioè analizzando un po' anche la definizione che hai dato, diciamo che nella nostra ottica, nella nostra visione, gli strumenti sono un qualcosa che perdono di valore nel tempo, certo, che non ti fanno fare soldi all'interno, quindi non possono essere considerati, diciamo, un investimento, corretto, giusto? Sì, beh, possono essere, sono a livello contabile beni strumentali, quindi non sono investimenti, cioè proprio anche a livello di commercialista proprio. Esatto. Infatti li ammortizzi in tempi diversi. Anzi, non solo, la terra non si ammortizza, si ammortizzano le mura di un investimento immobiliare tipo. Ok, quindi questa dimostrazione è il fatto che ammortizzi quello che perde di prezzo. Esatto. La terra non si ammortizza. Esatto, infatti quello che poi cerchiamo anche di spiegare nei nostri percorsi è che conoscendo effettivamente le basi biologiche, perché all'interno dei nostri percorsi diamo una panoramica proprio molto approfondita di basi biologiche a livello di terreno, quindi conosciamo effettivamente come è fatto un terreno, ci coltiviamo con i giusti strumenti, quindi aumentiamo la fertilità di questo terreno nel tempo. E quindi ti faccio un esempio proprio nella nostra realtà, no? Noi abbiamo acquistato per la nostra azienda agricola un terreno seminativo, significa un terreno incolto, nudo, ok? Che aveva X valore, l'abbiamo comprato a 12.000 euro. Ok, abbiamo investito questi soldi, abbiamo speso 12.000 euro per acquistare questo terreno seminativo. Abbiamo lavorato il terreno nel giusto modo, come insegniamo appunto, abbiamo inserito all'interno di questo terreno degli olivi e una parte di tattofaia, e questo terreno ad oggi praticamente quanto oggi vale? Oggi già vale, come valori agricoli medi, vale già più di 20.000 euro soltanto per averci messo questa roba. In due anni di lavorazioni appunto di messa a dimora di queste piante, quindi quello che appunto nel tempo acquisirà ovviamente sempre più valore. Esatto. Il discorso di ammortamento che dicevi, è bene fare una precisazione, perché anche qua noi, seguendo tante persone, ci siamo resi conto che l'ammortamento non viene mai calcolato. Cioè non le aziende agricole falliscono, rischiano di fallire perché non si tengono da parte i soldi che gli servono per ricomprare uno strumento che si rompe, aggiustarlo, e dopo la colpa è sempre di qualcun altro perché l'agricoltura non rende. In realtà, infatti, come hai detto tu, uno strumento va ammortizzato, ossia dobbiamo metterci da parte dei soldi, che può essere il 10%, il 20%, in base a in quanti anni te lo vuoi ripagare, chiaramente, e avercelo lì pronto come fondo cassa, perché se quell'investimento, diciamo così, quindi quel trattore ti serve per forza, tu devi poterlo ricomprare quando finirà, perché altrimenti sarai punti a capo. Certo. Mentre un terreno non si ammortizza, ossia non devi tenerti da parte soldi per riacquistare quel terreno, ma anzi ti prende valore nel tempo. E ti produce del cibo, sì, che diventa adesso poi un altro asset, perché per esempio in ottica di orto, che cosa si può fare? Si può coltivare delle insalate, carote, quello che vuoi, e prendere il seme, anzi, perché da una pianta di insalata, di lattuga, si ottengono molti più semi, e riprodurci anche queste piante, quindi farle crescere nuovamente, quindi aumentare ancora di più il nostro patrimonio. Sì.
Quindi ecco perché vediamo il cibo e i terreni come un asset veramente sicuro anche in tempi di crisi, ecco, rispetto magari a, mi viene in mente, tipo l'oro o comunque altre tipologie di questi strumenti. Vuoi aggiungere qualcosa? È indiscutibile che se tu riesci a creare ad avere degli investimenti che ti permettono, cioè ad avere qualcosa che ti produce cibo, alimentazione, potenzialmente, chiaro, bisogna considerare il tempo necessario anche per fare queste cose, però sta producendo qualcosa che è anche lì un po' come per il discorso della casa, ti permette di avere un risparmio, quindi la casa di proprietà ti permette di non pagare un affitto, in alternativa avere un campo ti permette di non pagare per fare la spesa, cioè di ridurre il tuo carico di spese. Tra l'altro mi stava venendo in mente, della ragione per cui ho tentennato un attimo, che in contesti inflattivi, perché cioè, quando c'è inflazione va su tutto, e va su la materia prima, ma va su anche con la benzina a 2 euro il trasporto, e diciamo che potremmo dire che se tu fai da solo non senti l'inflazione, perché quantomeno a te costa uguale. Esatto. Cioè l'acqua vabbè, potrà costare un po' di più, però il costo della trasformazione o della produzione e del trasporto per te è ininfluente, quindi esatto. C'è un problema, insomma, sicuramente questo, che è una cosa che noi ovviamente comunichiamo tantissimo. Noi ci autoproduciamo anche dentifricio, saponi, tutto con prodotti derivanti dal nostro orto, quindi non solo risparmiamo tantissimo in termini di spesa, e noi facciamo molto anche un budget personale, cioè sappiamo quanto spendiamo ogni mese, via dicendo, su cosa lo spendiamo, e in tutto questo periodo di crisi e via dicendo ci siamo resi conto che il nostro costo di vita, quindi il nostro costo non è cambiato, certo, non è cambiato di una virgola. Esatto. No, infatti qui si apre il tema che l'inflazione, che è un tema che oggi, se uno ci pensa, oggi non si parla d'altro che di inflazione. In realtà era 15 anni che era ai minimi storici, e quindi però è come dire, uno dei principali nemici del risparmiatore italiano, l'inflazione in generale, insomma. La gente va molto in crisi quando si parla di inflazione. Beh, l'inflazione cambia in base a qual è il paniere, cioè i dati che vediamo sono la media di un paniere di beni e servizi che le persone comprano, però non è, cioè, ognuno la subisce in modo diverso. Ad esempio, voi avete fatto l'esempio che non l'avete sentita dal punto di vista dell'alimentazione, cioè del cibo, ok? Perché vi autoproducete tutto, come non la sente uno che non ha cambiato macchina, l'usato è andato, io invece ho cambiato macchina e l'ho sentita, però vabbè, fa niente. Però in altre cose non la senti. Quindi fa parte del... È chiaro che sì, se te... mi parlavate del vostro concetto del bunker agricolo, è chiaro che se tu ti crei il tuo castelletto, la tua fortezza, sei meno dipendente da shock o meno soggetto a shock esterni. Shock finanziari, per dire, o di fornitura, come adesso. Esattamente, infatti ti stavo dicendo proprio questo, cioè hai parlato della benzina, l'aumento della benzina, per dirti, a noi non ci è aumentato neanche il costo di spostamento, perché ci spostiamo poco tendenzialmente, cioè amiamo questo nostro stile di vita, non abbiamo bisogno di andare a fare la spesa tutti i giorni o di andare a fare la commissione in paese o queste cose qua, siamo completamente fuori da questi contesti, non andiamo a fare la colazione al barrettino, lo spritz, queste cose qua, cioè non sono il nostro interesse. E quindi abbiamo sentito anche poco l'aumento del... Certo, perché al contrario invece chi va a fare la colazione al bar, il caffè è passato è aumentato il 20% in un anno e mezzo circa. Cioè è sempre stato a 1 euro, per dire, a Modena circa, adesso 1,2, 1,3, facile. Esattamente. Quindi visto che stiamo parlando di comunque investimenti e via dicendo, chiaramente prima di investire ci sono due passaggi, no? Il primo è produrre del denaro per poterlo risparmiare, secondo punto, e poi terzo punto poterlo investire, e poi si spende, no? In realtà dovrebbe funzionare così una gestione, reggimi se sbaglio, chiaramente. Finanziaria efficace dovrebbe funzionare in questo modo. Certo. Quindi, ok.
ce lo produciamo, in qualche modo produciamo questo denaro. Ora lasciamo perdere questo concetto, poi se uno vuole aprirsi un'azienda agricola, vuole continuare con il proprio lavoro e autoprodursi, come dicevamo prima, quello che vuole, non è un problema. Però sì, entra comunque nel discorso di risparmio. E qua c'è un mondo chiaramente che si apre e che, diciamo così, ha tanti cavilli che dobbiamo capire. Intanto le persone ci siamo resi conto che cercano un po' di fare tutte e due nello stesso modo, cioè aprono magari il libretto postale o la cosa così e pensano in quel modo quindi che stanno risparmiando e investendo nello stesso momento. E invece c'è qualcosa che non quadra, anche perché spesso hanno dei vincoli e via dicendo. Adesso ci farai più chiarezza anche tu in questo. Noi abbiamo una gestione, per esempio, posso fare l'esempio nostro. Il nostro risparmio, principalmente, siccome siamo un po' fuori dall'inflazione, diciamo così, non ci interessa, non stiamo a guardare troppo, risparmiamo molto anche in termini di liquidità. Cioè noi abbiamo proprio una liquidità messa da parte che oggi ci dà una sicurezza inimmaginabile comunque, e che a 25-26 anni non pensavamo neanche di poter mai raggiungere, tra virgolette, però ce l'abbiamo. Perché? Perché abbiamo iniziato a farlo subito, molto presto, diciamo così, anche quando guadagnavamo poco. Ora siamo in una condizione anche di produzione denaro molto più alta, ma non cambia assolutamente niente. Quello che infatti sto dicendo è proprio che dobbiamo anche, poi dicelo tu, risparmiare anche se guadagniamo poco. Quindi ci fai un po' di chiarezza su libretti postali, investimento, risparmio, questa roba qua, come consigli? Sì, allora, diciamo che partiamo proprio dalle basi. Stipendio, esatto. Spese, la differenza è risparmio, ok? Esatto. È chiaro che se per aumentare il risparmio puoi o aumentare lo stipendio, le entrate, o ridurre le uscite. Oltre una certa soglia non puoi ridurre le uscite. Cioè dopo arrivi alla soglia di povertà, ok? Cioè non puoi non avere l'acqua corrente, internet, una birra con gli amici, cioè insomma certe cose sono necessarie. È chiaro che dobbiamo però, per poter ridurre le spese, che comunque oltre un certo livello non si possono ridurre, dobbiamo essere molto realisti e non mentire a noi stessi nel definire che cos'è un bisogno e cos'è uno sfizio. Perché bisogno è bisogno, sfizio no. Cambiare la macchina per me non è stato un bisogno, è stato uno sfizio. La bici per andare al lavoro è un bisogno. La mountain bike da 5.000 euro è uno sfizio. Okay, quindi, è importante, perché se non siamo d'accordo su questo, poi sai, negli hobby, poi io ne ho. Però almeno li ho incasellati nella voce hobby, non sono... La mountain bike non è un hobby, cioè scusami, non è una necessità, è un hobby. Quindi la premessa è questa. Dall'altra parte abbiamo detto che c'è la possibilità di aumentare il reddito. Il punto è che aumentare il reddito non è facile e è una soluzione di breve periodo, come può essere il controllo delle spese. Quindi si deve prima controllare le spese, oltre una certa soglia non si riesce ad ottimizzare. Parallelamente bisogna lavorare sul reddito, quindi le cose vanno in parallelo. Là fuori molta gente parla, molti formatori ti dicono no, non tagliare le spese, aumenta il reddito. Sì, ma ci vuole più tempo. È ovvio che devi fare entrambe le cose, ci vuole più tempo. Se vuoi rimanere dipendente può voler dire fare un corso e vendere le proprie competenze a un prezzo più alto, oppure semplicemente cambiare lavoro, perché è ovvio che se ti metti sul mercato magari là fuori c'è qualcuno che compra la tua professionalità a un prezzo leggermente più alto, se ti sai vendere, se sai negoziare. Quindi si deve lavorare su entrambi i temi, su entrambe le leve, diciamo, però la cosa più semplice è partire dalle spese. Esatto. È ovvio che dopo un certo livello non si riesce più, devi per forza lavorare di reddito. Chiaro, chiaro. È un processo che si fa anche più volte nella vita. Cioè, mi ricordo quando abbiamo iniziato, ci siamo ovviamente tagliati delle spese che magari oggi ci concediamo, chiaramente, no? Però lì ai tempi no. Cioè, l'altro voi avete la fortuna di essere più giovani di me e certe cose le potete fare per via della vostra giovinezza. Cioè io ho due figli, una moglie, io non posso tagliare, cioè certe cose faccio fatica a tagliarle. Se voglio continuare ad avere una famiglia, quindi ovvio, invece due giovani possono veramente incidere molto di più di quanto non possa fare io sul tema spese, perché se c'è la determinazione molte cose si possono
tagliare, ci si può concentrare su quello che invece è veramente importante, perché quando avevo la vostra età, anch'io ero, poteva essere molto più drastico e meno conciliatore di quanto non devo essere adesso, che comunque devo trovare comunque una quadra con mia moglie, i miei suoceri che mi giudicano e due figli che comunque voglio, a cui voglio garantire un certo tipo di benessere. Quindi esatto, più si è giovani più si possono fare queste cose, dopo più passa il tempo più è difficile. Ecco, quindi messaggio per i giovani, fatelo ora che vi trovate siate drastici, ma certo, ma molto spesso la gente si perde dietro delle cavolate o falsi bisogni e non capendo esatto, che in realtà certe opportunità di gestire le proprie finanze sono, esatto, sono massime quando non hai vincoli. E quando sei giovane non ne hai, poi inizia a metterci una moglie, no, o un marito, è indifferente, cioè a creare una famiglia, inizia a farci un mutuo sulla casa, a fare uno, due figli, e dopo non puoi più controllare al 100% le tue spese. Esatto. È ovvio. Quindi, invece quando sei, voi già siete una coppia, ma un single, cioè è perfetto, cioè può fare quello che vuole. Esatto. Quindi sono opportunità che non vanno sprecate. Esatto, no, noi abbiamo anche il vantaggio di essere molto in linea, e perfetto, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, abbiamo praticamente gli stessi obiettivi, chiaro, poi cambiano alcune cose personalmente, ma siamo molto in linea su questo. Chiaramente il discorso è che poi non deve diventare una scusa, ovviamente, ma uno ha, cioè il mondo di oggi ci offre anche le possibilità di comunque riuscire a controllare quelle spese, come dicevi, a un livello più alto rispetto a se sei singolo, se sei giovane, però bisogna comunque in qualche modo farlo, ecco, quindi o rimanere nello stato in cui uno vuole rimanere, se uno vuole farlo, insomma, è una scelta sua. Ora qua però, infatti, arriviamo a un discorso interessantissimo del risparmio, perché è così importante, perché secondo noi è anche ciò che comunque ti porta felicità, sicurezza e tutta una serie di vantaggi, se scegli di farlo, no, chiaramente, e infatti, come dicevamo prima, per il messaggio per i più giovani, ma anche per i più grandi, è vai a capire quali sono i tuoi valori, cerca di capire effettivamente quindi quali sono i tuoi bisogni, le cose che veramente vuoi fare nella tua vita, dicendo che per te sono veramente importanti. E si collega a un altro concetto di cui noi parliamo sempre, che è coltiva la tua vita. Il nostro slogan. Il nostro slogan, diciamo così, bello, che esatto, vuole proprio farti capire, dice, inquadra un attimo la tua vita, cerca di fare un quadro della tua situazione, di capire in che punto ti trovi, dove vuoi andare e che cosa puoi fare ora, no? E tipo poi il modello, tra virgolette, che offriamo noi è quello di, ok, vatti a costruire la tua autoproduzione, se vuoi partire da quello, la tua azienda agricola e via dicendo, che diventano anche il mezzo con il quale tu puoi risparmiare molto di più e puoi agire su quella cosa che dicevamo, perché come accennavamo prima, se io mi metto ad autoprodurmi tutto il cibo e non ho bisogno di andare a fare la spesa, risparmierò tantissimo in benzina, in cibo, in saponi, se ti autoproduci questo e via dicendo, e col tempo aumenti anche le tue entrate, perché poi da lì o ci crei un'azienda agricola o rivendi quei prodotti come nel secondo lavoro inizialmente, o ci fai eventi, cioè ci si può costruire veramente di tutto da questo punto di vista. E quindi si collega il discorso di risparmiare. Ma se io ho pochi soldi da risparmiare, cioè comunque è consigliato farlo, e poi trasliamo il concetto in investimento. Noi per esempio utilizziamo moltissimo gli indici, quindi ETF, investiamo molto sul lungo periodo. Perché? Perché è bella la nostra collaborazione, no? Perché non è che siamo esperti di mercati, di investimenti immobiliari o cose del genere, siamo più esperti chiaramente di agricoltura e queste robe qua. E quindi ho scelto un modo di investimento molto semplice, che è quello ETF, gestione praticamente passiva, una volta al mese faccio l'operazione e fine tendenzialmente. Poi sì, faccio un po' di trading così, ma con una piccolissima parte di denaro, semplicemente per capire un po' il mondo anche delle cripto e via dicendo, però più diciamo a mo' di studio. Puoi farci anche un po' chiarezza sul mondo degli investimenti, ETF, libretti postali, robe del genere, come è meglio risparmiare e investire il proprio denaro? Allora, sì, la premessa è che investire permette di far crescere il nostro capitale se siamo disposti ad accettare un vincolo. E questo è un esempio che faccio spesso, nel senso che se non siamo disposti a vincolare o non capiamo che non capiamo questa premessa, cioè che associato all'investimento c'è un vincolo, commettiamo degli errori.
perché non veniamo remunerati, cioè perché i soldi crescono? Perché noi ci prendiamo un rischio, ok? Che un rischio che non sempre si manifesta, ma che c'è, molto spesso è sottovalutato, ma c'è. Qual è il rischio? È il rischio, ad esempio, di non poter usufruire del denaro esattamente quando vogliamo, ok? Perché i mercati sono volatili, penso all'azionario, a volte salgono, a volte scendono. Se io non ho capito che è un vincolo e che non devo investire in modo spensierato, ma devo fare un minimo di ragionamento prima, poi non è che dobbiamo fare cose troppo complesse, ma devo capire questo concetto, e rischio di aver bisogno di soldi e magari dover disinvestire nel peggiore dei momenti, ok? Quindi la premessa è che investire è un vincolo, più voglio remunerazione, più devo essere disposto a vincolare il denaro, e di conseguenza c'è un rischio associato, perché potrei sbagliare qualcosa, ok? In realtà, come hai detto tu, se utilizzi strumenti molto diversificati, come quindi indici, e quindi investendovi tramite ETF, la cosa bella è che puoi selezionare i rischi a cui esporti, quindi decidi di, esempio, con gli ETF escludi completamente il rischio fallimento, cioè il rischio di avere oggi una cosa che vale 100 e domani questa cosa vale 0 o vale 20, quindi hai perso in modo irrecuperabile in un'enorme fetta del patrimonio. Questo rischio non c'è con gli ETF, perché sono iper diversificati, devi semplicemente accettare un'altra componente di rischio, che è la volatilità, quella c'è. Ma se tu fai quello che dicevo prima, cioè fai i compiti per casa, studi quanto puoi vincolare, per quanto puoi vincolare questo capitale, puoi limitare fortemente questo rischio, ok? Quindi questa è proprio l'ABC, investire, cioè la finanza e gli investimenti sono un mezzo, non sono il fine. Il nostro obiettivo non è diventare ricchi come Paperon de Paperoni, è raggiungere una condizione di benessere finanziario, cioè in cui il denaro non è un problema. Esatto. Per un tenore di vita nella norma. Poi è chiaro che se tu vuoi spendere $100,000 al mese, te ne serve un po' di patrimonio. Però diciamo, e qui si collega un altro tema che avete menzionato e che suggerisco anch'io di approfondire, che è il tema della felicità. Cioè che cosa ci dà piacere, esatto, nella vita. Esatto. Il fatto che voi lo approfondiate alla vostra età è molto bello, nel senso che io l'ho approfondito 5 anni dopo, 10 anni dopo circa, ma è importantissimo, e si collega alla differenza tra bisogni, cioè tra necessità e sfizi che dicevamo prima. Esatto. Cioè, il punto è che ci sono vari studi che confermano come, ad esempio, le esperienze ci danno, cioè spendere per esperienze ci dà più piacere che non spendere per oggetti. Io ero carichissimo quando ho preso sto nuovo telefono 6 mesi fa, adesso è un telefono, non me ne frega più niente. Sono carichissimo che ho appena cambiato la macchina, so che tra 2 mesi non me ne fregherà più niente. Quindi diverso è la vacanza che farò con i miei figli quest'estate, ci stiamo lavorando adesso, la stiamo pianificando, e poi faremo le foto e quei ricordi lì mi daranno gioia per i prossimi 20 anni. Quindi uguale con gli amici, uguale le esperienze danno più soddisfazione, non è un'opinione personale, ci sono tantissimi studi che lo confermano. Quindi questo per dire che c'è da fare un lavoro interiore per capire su che cosa dirottare il proprio risparmio, di conseguenza gli investimenti, e raggiungere appunto una condizione di benessere finanziario in cui ho sotto controllo le finanze di oggi, ma ho anche sotto controllo le finanze di domani o di tra 10 anni. Quindi, esatto, il risparmio mi serve per l'oggi, l'investimento mi serve per il domani, esatto, perché non posso tenere i soldi sul conto lì, con un'inflazione al 5% come adesso. Li devo investire, perché almeno per avere una compensazione dell'inflazione, almeno per mantenere inalterato il valore del mio risparmio. Poi, certo, dopo chiaramente più rischio voglio prendermi, più farò crescere questo capitale. Quindi queste, esatto, un po' sono le regole di base, abbiamo preso un po' alla larga, ma abbiamo toccato un po' tutti i punti importanti, secondo me. È chiarissimo, anche perché infatti si collega perfettamente anche a quello che dicevamo, cioè che il risparmio e l'investimento sono due cose diverse, perché quello che io investo devo accettare il fatto che non lo toccherò per i prossimi 20 anni, non so. Okay? Sì, certo. E quindi maggiore è il rischio, maggiore è il tempo, soprattutto, esatto, nei mercati finanziari, è il tempo che devo dare all'investimento per mostrare la sua redditività, per manifestare il suo guadagno. Perché nel breve periodo potrebbe
potrebbe, non lo controllo il mercato finanziario nel breve periodo, quindi esatto, devo poter accettare della volatilità. Ma perché questo dal punto di vista mindset secondo me è importantissimo, perché se io so di avere in un fondo quello che è dei soldi, no? Che nella mia mente sto risparmiando, ma allo stesso tempo investo perché mi hanno detto che cresce dell'1%, 3%, un casino, eccetera, eccetera. Nella mia mente quindi dico, ok, ho lì, non so, 20.000 euro, mi sento sicuro perché se succede qualcosa posso prendere quei soldi. No, non potresti prendere quei soldi. E se succede qualcosa tu non potresti prenderli, perché li hai messi ad investire per un tuo futuro. Certo, però, o meglio, diciamo... non vi vedo più. Ok, no, vi eravate frizzati per un attimo. Diciamo che non li puoi investire, cioè scusami, non li puoi spendere, sarebbe meglio, sì, ma fanno parte del tuo patrimonio, nel senso, certe banche, se tu hai un portafoglio di 100.000, ti dicono, vuoi un fido di 60.000 euro su questo patrimonio? Mm-hmm. Perché? Perché è patrimonio che tu puoi dare a garanzia. Mm-hmm. Quindi il... Ed è importantissima questa cosa, cioè il prestito, e qui entriamo nel mondo del debito, il debito se non ha garanzie costa tanto, ovvio, cioè se la banca ti presta dei soldi e tu non hai garanzie te lo fa pagare tanto, e quindi tipicamente i prestiti che costano di più sono per comprare i beni al consumo, cioè è il prestito al consumo, quindi telefoni, vacanze, eccetera. Ma i prestiti che hanno una garanzia reale, pensa al mutuo, c'è una la gente non lo sa, non lo capisce che c'è un'ipoteca sull'immobile quando compri, quando compri una casa, ma è quello che fa sì che costi poco il mutuo, perché se tu smetti di pagare la banca si rifà sulla casa e poi va all'asta, eccetera. Quindi non capire questo concetto fa sì che molta gente poi veda la casa all'asta. Però il messaggio è proprio che quando tu crei un tuo patrimonio ci sono delle opportunità che crescono esponenzialmente, perché il fatto che tu abbia un patrimonio ti permette di accedere a della leva molto vantaggiosa, che costa poco, perché ha un sottostante che puoi dare alla banca come garanzia. Quindi tu per la banca sei okay, un'opportunità, vuole prestare soldi a te, preferisce prestarli a te che hai del patrimonio rispetto a quello che non ce l'ha. Quindi, e queste opportunità crescono man mano che appunto hai del risparmio, che si accumula. Ah, ecco, è più bello dare degli investimenti come garanzia, ovviamente. Cioè, il fatto che magari uno abbia 100.000 euro sul conto corrente, alla banca piacciono le garanzie. Uno deve sempre pensare, soprattutto se vuol fare un finanziamento, deve rendersi appetibile a chi ti presta i soldi. E la banca vuole, vuole delle garanzie. Quindi se te gli dai 100.000 euro di titoli, ti dà potenzialmente 60.000 euro di 50-60.000 euro di fido, di liquidità, sì, sì, che poi devi usare bene, non ci devi comprare la macchina se no è un problema, però se ci e torniamo alla definizione di investimento di prima, però sì, questo è un potere per, cioè una possibilità per far crescere ancora più velocemente il proprio patrimonio, va fatta con cognizione di causa perché stiamo usando soldi della banca, ma è un'opportunità, ok, che viene dal momento che tu hai creato un patrimonio. Le opportunità senza avere comunque un minimo di patrimonio di partenza, che nessuno può creare a parte te, a meno che non li erediti, ci sono e vengono man mano che cresci come patrimonializzazione, come capitale. Esatto, esatto. Visto che siamo entrati nel tema casa, cioè l'ultima domanda, diciamo, sì. Visto che tanto del nostro pubblico anche vogliono un po' seguire, tra virgolette, le nostre orme, diciamo così, o comunque hanno questa voglia, necessità, bisogno di andare a riscoprire la campagna, magari cercano una casa in campagna, cercano una casa con un bel sì, giardino, un po' isolata, per tutti quei discorsi di libertà, indipendenza. Noi viviamo in un casale tipo di... ecco, proprio partiamo dal nostro esempio che è molto calzante, no? Noi viviamo in affitto, comunque, cioè noi, sì, non abbiamo comprato questo casale, sì, perché non ci interessa comprarlo. Sì, perché non sappiamo esattamente dove vogliamo vivere in futuro e quindi vogliamo viaggiare, aperte le questioni. Perché la casa è un vincolo, giustamente, esatto, la casa è un vincolo, finché uno non è pronto a vincolarsi, esatto, è un'ottima scelta. Già noi abbiamo i cani che ci vincolano per alcune cose, certo, sempre tenerli in considerazione per i nostri spostamenti, però essendo giovani, per ora non abbiamo figli, dicendo, li faremo chiaramente, ma ci piace anche viaggiare, ci piace avere la libertà di spostarsi e quindi sì, non abbiamo acquistato casa, ok, ma viviamo in affitto. Oltretutto viviamo in affitto in un casale tipo di 300 metri quadri,
tu dici, ma che ci stai a fare? Perché volevo spazio, perché voglio che i miei cani stiano bene, perché voglio coltivarmi anche dentro casa, ho bisogno di utilizzare spazi della casa dove non andiamo mai praticamente, ma ci coltiviamo e basta dentro per fare dei video e per dare contenuti. È chiuso? Esatto. Chiuso, sì, esatto. Quindi per portare contenuti per persone che magari vivono in appartamento, non hanno un giardino, però possono iniziare a coltivarsi e autoprodursi del cibo. Esattamente. E abbiamo proprio un corso infatti apposta sulla coltivazione indoor, perché noi siamo partiti da una coltivazione indoor. Sì, prima di qui stavamo in un appartamento senza balcone, senza giardino, e quindi ci siamo dovuti inventare, formare. Io sono assolutamente ignorante, quindi non sapevo di questa possibilità. Sì, invece è una possibilità che c'è. E quindi che cosa puoi consigliare o quali variabili magari dovrebbero tenere in considerazione persone che vogliono fare questa cosa, quindi spostarsi magari in una campagna, magari acquistarla anche perché sanno di voler vivere lì, magari sono anche più grandi di noi, diciamo così, e quindi sanno di volersi stabilire lì e via dicendo, e magari vogliono vendere il proprio appartamento o la casa che hanno al momento. Che consigli ti senti di dare a queste persone? Cosa pensi dovrebbero valutare? Tante cose, nel senso, secondo me ci sono delle opportunità ed è un po' il trend del momento. Anche io che faccio operazioni immobiliari, oggi vale a vendere una casa senza balconi, cioè giusto per dare un'idea, ok? Quindi la gente vuole stare all'aria aperta. Due anni di pandemia ci hanno fatto capire questa cosa. Chiaro che c'è chi la cerca in centro, chi la cerca un po' più fuori, però il trend delle periferie è non c'è agente immobiliare che non me lo dica, però diciamo ancora comunque periferici ad un centro cittadino. Diverso è una scelta come la vostra, dove vi siete proprio molto lontani da centri abitati, eccetera. Lì bisogna fare delle valutazioni, bisogna mettere insieme tutti quegli altri elementi che abbiamo detto prima, cioè che tipo di vita vuoi per te e per la tua famiglia. Per me sarebbe impensabile, cioè io ho cercato anzi di avere tutto vicinissimo, io ho casa, ufficio, scuola dei figli, banca, che sono le quattro cose che mi interessano, a 500 metri e io non mi muovo con la macchina, sono sempre a piedi, perché è comodo. Esatto. Mi piace l'idea di spostarmi, ma avrei figli non saprei come fare con la scuola. Quindi uno deve fare le valutazioni, deve considerare tutti questi aspetti. Quando si parla di mobili non deve pensare alla propria vita di oggi, deve pensare alla propria vita di 10 anni, perché quando compri un immobile, cioè l'immobile ha dei costi accessori che sono enormi, cioè tra l'altro in Italia sono tra i più alti d'Europa / mondo. Cioè tu compri un immobile, ti costa d'imposta, soprattutto se è seconda casa, imposta di registro 9%, agenzia, notaio, cioè dei costi che non recuperi. Quindi non è che puoi acquistare una casa come acquisti una macchina, la tengo 3 anni e la cambio. Cioè è meglio, l'agente immobiliare ti dirà sì, fallo, ma è un conflitto di interesse. Cioè sono decisioni da prendere con una certa lungimiranza. Se uno non è in grado di prendere quelle decisioni lì, perché appunto come voi non vuole vincolarsi, non ha ancora ben chiaro dove andrà a finire tra 10 anni, cioè non vuole perdersi delle opportunità di viaggiare, eccetera, l'affitto è la scelta migliore. Bisogna ragionare, quando si parla di immobili, a almeno un decennio, meglio 20, dove per 20 anni non ti muovi. Io ad esempio, è da 10 anni che sono nella casa in cui sono, la prossima è l'ultima. Ci sto guardando di cambiare, ma io poi ci morirò lì dentro. Non valuto minimamente un altro trasferimento, soprattutto perché, oltre ai costi, c'è uno stress mentale non indifferente. E chi non lo capisce, chi non è in affitto. In affitto tu te ne freghi, cioè si rompe qualcosa, tu chiami e il proprietario viene. Okay? E lo so io che sono dall'altra parte perché ho degli inquilini in affitto. Quindi... Certo. È ovvio, paghi un servizio, devi ricevere un servizio. Se non va bene, vai via. Altro tema, se adesso l'affitto è troppo alto, io lo rinegozio. Se magari non è più a mercato perché in quella zona i prezzi dell'affitto stanno calando. Ma meno vero oggi questo discorso, ma fino a 2-3 anni fa era vero. Gli affitti sono calati.
ad esclusione di città come Milano, per dire, che vivono di realtà proprie. Quindi bisogna fare queste valutazioni prima ancora di fare le valutazioni finanziarie di convenienza, che dopo vanno fatte. Però secondo me più che altro è un tema di stile di vita e incastro del tema casa all'interno della propria vita futura, cioè si deve incastrare bene. Esatto. L'immobile è immobile per definizione, non si sposta, non è che non è una roulotte, piuttosto investi in un camper. Sì, sì. No. Giusto. Condividiamo al 100%, anche proprio anche quello che diciamo noi, cioè non sei sicuro quando andare in affitto, via dicendo, ma perché? Perché anche con i metodi le persone non sanno, però se voglio andare lì e coltivarmi non posso, cioè dovrei comprarlo per forza perché poi sennò mi rimane tutto lì. In realtà ci sono metodi di coltivazione. Cioè, noi all'interno proprio dei nostri percorsi insegniamo proprio a coltivare in un casale come il nostro e poi se ti vuoi spostare a come fare per portarti dietro tutte le cose che ti sei coltivato. Cioè noi abbiamo anche il pollaio mobile per farti capire. Cioè esatto. Quando andremo via incredibile. Anche il pollaio. Esatto. Quindi... E anche tutto il compost e il terreno che ci siamo autoprodotti per coltivare via dicendo, quindi... ci possiamo portare via tutto. Sì, esatto, ben diversa la nostra azienda agricola che in realtà anche quella immobile perché lì c'è proprio una tartufaia, olivi, eccetera, però quella lì l'abbiamo, diciamo, gestita, ce la gestiamo da lontano. Esatto. Però il concetto principale da cui partire non è devo trovare per forza la casa economicamente conveniente, quindi magari per forza piccola o per forza in un modo vi dicendo, no, è partire dalla propria visione, da... quello che vogliamo fare e come ci vediamo nei prossimi anni, e se non ce l'abbiamo chiaro per forza di cose diventa l'affitto la soluzione migliore, anche perché prima di cioè, nell'ottica italiana questo è un concetto molto spinoso, lo saprai molto bene tu, cioè i soldi in affitto sembrano soldi buttati, in realtà invece le tasse spese in imposta di registro o all'agenzia sono non si considerano. Esatto. No, sono tutti soldi buttati, ovvio, cioè Sì. Quello che secondo me le persone trascurano è che quando tu sei in affitto, intanto non vedi dei costi che ha il proprietario, ma che ci sono e te ne accorgi quando sei proprietario, tipo la manutenzione straordinaria sull'immobile, che c'è, non puoi dire che non ci sia, ma c'è, e trascuri la possibilità di comunque di intanto negoziare le condizioni, non ti va bene, eventualmente ti sposti. Esatto. E di comunque continuare ad accumulare se vuoi capitale con un portafoglio di ETF, per dire, quindi una cosa non esclude l'altra, anche perché se allora se l'affitto è buttato, allora viene da chiedersi ok, e allora com'è andato il prezzo degli immobili, cioè se l'affitto è buttato e invece è investito bene in una rata, allora chiediamoci com'è andato l'affitto degli il prezzo degli immobili e a meno di Milano, in Italia negli ultimi 10 anni gli immobili sono calati del 20% circa. Esatto. Media italiana, certi mercati hanno retto di più, Modena per dire ha retto di più, cioè meglio, scusami, certe zone del sud Italia molto peggio, dipende dal mercato del lavoro, quindi anche altro elemento da tenere in considerazione nel fare queste valutazioni, dipende dal mercato del lavoro. Modena, parlo del mio mercato, ho la fortuna di essere una città piccola che però è molto industrializzata, ha un reddito pro capite alto e bassa inflazione e bassa disoccupazione. Quindi qua gli immobili, questo è un mercato piccolo ma molto liquido. Esatto. Bisogna stare attenti, insomma. Assolutamente, no, concetti veramente molto belli e crediamo veramente che questo video possa essere d'aiuto a tutte le persone che cercano di far chiarezza su questi argomenti, perché c'è in linea generale un'inconsapevolezza un po' troppo marcata o delle credenze, diciamo, un po' troppo fisse, no? Come nell'ultima cosa che stavamo dicendo, le persone dicono ma almeno l'immobile mi rimane. Sì, ma non vedi... ma anche un portafoglio di 200.000 euro di ETF ti rimane, te l'assicuro, non è che sparisce da un giorno all'altro. Cioè, e te l'assicuro che in certi contesti... A queste persone va detto, ok... scusa, ti ho interrotto, ma poi io mi accendo. No, è quello che dicevo. Cioè, a queste persone gli devi fare vedere l'esempio di un'altra persona che ha un immobile che non riesce a vendere ed è pieno di roba che non si riesce a vendere e chiedi, ma questo Mario Rossi, secondo te oggi preferirebbe avere 200.000 euro di titoli che se li porta all'estero, se li porta ovunque sia, in 4-5 giorni li porti da una banca all'altra, ovunque in Italia,
oppure vorrebbe avere questo immobile. La gente non si rende conto che soprattutto l'immobile, per rimanere appetibile, ci deve investire sull'immobile. Un immobile su cui non hai speso un euro di manutenzione per 30 anni non vale niente, vale il terreno. Quindi è la ragione per cui esisto io come imprenditore immobiliare, perché faccio il lavoro sporco che certa gente non vuole fare, che è ristrutturare. Se no, non se lo compra. Se no, te lo comprano, ma te lo compro io al 50% del prezzo. Esatto. È così, quindi l'immobile non è il bello delle mura perché le puoi toccare, è un concetto di due secoli fa. Cioè, gli strumenti finanziari, la borsa è iniziata a esserci, cioè già da, primi esempi 600-700, ma è da metà dell'Ottocento che si è creato un mercato di compravendita di titoli azionari, eccetera. Nel Novecento è stato sdoganato, però cioè, è patrimonio, non è che non lo è solo perché non lo vedi, è esatto. Patrimonio, non solo, è talmente patrimonio che ti finanziano anche, lo puoi dare in garanzia in banca, quindi... Cioè, tante cose che trascurarsi questa possibilità, esatto. Poi questo esatto. Non vuol dire che uno non si possa vincolare con qualcosa di illiquido come l'immobile. Io lo faccio, ma non è ad esempio la prima scelta, secondo me. È la seconda scelta. Prima c'è vincolarsi con qualcosa di prontamente liquidabile, portafogli, strumenti finanziari. Dopo, in un secondo momento, visto che ci sono delle opportunità nel fare il lavoro che gli altri non vogliono fare, o prendersi dei rischi che gli altri non vogliono prendersi, ci può stare l'immobiliare, ma non deve venire subito, perché non compri mezza casa, la casa la compri tutta e costa 200.000 euro, non è frazionabile. Esatto, quindi esatto. Questi concetti purtroppo non ci sono in Italia, perché l'Italia ha una scolarizzazione finanziaria bassissima, tra i livelli più bassi dei paesi OCSE. Il risultato è questo. Esatto. Poi a me interessa fino a un certo punto, ma sono opportunità perse di crescita del patrimonio da parte dei risparmiatori investitori italiani, che quando investono male, fondamentalmente, nella maggior parte dei casi, e solo pochi capiscono quanto non sanno. Cioè, io so di non sapere, chi è che non mi ricordo di chi è, Cicerone, non lo so, va bene, ce lo scriveranno nei commenti di questo video. Il punto è che devi sapere di non sapere. Ok, quindi o studi da solo o approfondisci, ma non puoi rimanere felice nella tua ignoranza. Devi sapere che sei manchevole di conoscenze in un certo tema e quindi studiare e approfondire. Esatto, perché questo è un concetto estremamente bello, perché cioè noi che ci formiamo da tantissimi anni, veramente noi abbiamo speso, ma se ti parlo di centinaia di migliaia di euro in formazione, ti dico... Credo, perché le ho spese anche io. Avrei fatto lo stesso, esatto. Cioè, le persone non comprendono questa roba, ma in realtà... E dietro anche solo a quello che diciamo in un video YouTube c'è tanta formazione dietro, capisci? Yeah. Tanta pratica, ovviamente. E quindi sappiamo di non sapere tante cose, mentre quello che non ha nessun risultato non fa niente. E sa tutto, invece lui. Sa tutto. E lui sa tutto, questa roba qua classica. No. Esatto. Ok, Giorgio, grazie mille. Bene, grazie a voi, ragazzi. Questa educazione finanziaria è un po' troppo bassa in Italia, noi nel nostro piccolo la stiamo portando nel mondo agricolo tendenzialmente, quindi speriamo che questi contenuti possano essere stati utili. Grazie mille grazie a tutti. Mille. Bene. Saluti. Grazie a voi, in bocca al lupo. Coltivate la vostra vita. Ciao a tutti. Ottimo. Ciao.